La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Veramente tanto. Ma io direi di far subito entrare Maria Sofia, non lasciamola lì nel backstage, o no? E diamo benvenuto a Maria Sofia! Ciao! Ciao! È un piacere essere qui, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere venuta. Allora, se ti vuoi presentare, magari per chi non dovesse conoscerti, sicuramente nessuno è conosciuto a tutti, quindi se vuoi presentarti in qualche minuto, prendi tutto il tempo che vuoi, e dire chi sei, che cosa fai, e anche perché sei qui, se vuoi dirlo, ma nel senso, lo sappiamo, però comunque introduciti anche un po' al pubblico che guarda. Certamente, grazie mille per l'opportunità, di nuovo lo ribadisco. Sono Maria Sofia, ho 16 anni e il mio debutto sui social è avvenuto quando avevo appena 14 anni, data l'apertura della mia pagina di attivismo, che ancora adesso continua a portare avanti a livello di progetti, a livello di idee, sì, con parecchio fervore, ma sicuramente io direi che la mia popolarità si è espansa a partire da quest'ottobre, quando sul piccolo schermo sono apparsa nelle vesti di una collegiale. E diciamo che i miei propositi rispetto a appunto ciò che ho espresso in televisione, quello che però c'è stato poi sulle mie pagine social per tutto quel tempo e che c'è attualmente, non sono stati particolarmente discordanti, perché ho cercato di mandare dei messaggi positivi per quanto mi è stato possibile, ma io ovviamente non sono perfetta e infatti se sono qui in live è proprio per confrontarmi con qualcuno che ha un'idea diversa dalla mia e spero di essere di nuovo un ospite degna per intrattenere un po' la vostra serata. Bene, ma mi sembra una presentazione super lineare, super tranquilla, quindi, quindi va benissimo così. Tu quanti anni hai? 16, 15? No, 16 anni, tra poco 17 per quanto. Ah, tra poco 17, ok, quindi sei nel 2004? No, 2005. Ah, 2005, ok. Comunque, esatto. Detto questo, Maria Sofia, questa sera, come ti ha anticipato lo showman Simone, che stasera si chiama Cartone, non sarai da sola, ma altri due ospiti speciali stanno per entrare. Stiamo parlando di Don Ambrogio e di Andrea del 1988, prego. Benissimo. Buonasera. Oddio. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Buonasera. È un po' che non ci sentiamo, Don. Tutto bene? Casa, tutto bene. Posto, lavoro, sì, sì. Bene. Da questa Maria, Sofia, tutto a posto? Te, tutto bene? Sì, sono deliziata dalla tua visione. Non vedevo l'ora di parlare un po' con te. Veramente aspettavo questo giorno con tanto. Cosa le devo dire? Bene, bene. Dopotutto sono risorto dopo tre giorni, quindi voglio dire, per salvare l'umanità. Adesso per montarti la testa. Il mio è un complimento da persona che è felice di avere l'opportunità di dialogare con qualcuno altrettanto aperto al dialogo. Allora, assolutamente. Sono gratuite, eh? Allora, già 5 euro a complimenti, in poche parole. Sì. Allora, già si legge un po' di tensione sorridente, però comunque no, immagino comunque si creerà un dibattito pacifico. Allora, oggi abbiamo qua tre personalità molto caratteristiche tra loro e che sicuramente hanno idee diverse, hanno idee sicuramente diverse. Andremo a parlare di moltissimi temi e inizieremo con il tema quello della N-word. Mi piacerebbe sapere il punto di vista di Andrea in confronto a quello di Sofia, di Maria Sofia, e poi anche vorrei sapere anche un'opinione di Don Ambrogio. Poi andremo a parlare anche dell'LGBT, andremo a parlare anche di tutto quello che di cui si sta parlando in questo ultimo periodo, in questi tempi, esatto. Sono degli argomenti caldi, diciamo che molto il tema della N-word, soprattutto quando è quasi, purtroppo, e dico purtroppo, sulla piattaforma di Twitch è anche quasi un meme, anche se non è brutto da dire così, però è effettivamente un tema che se ci si concentra nell'analizzare effettivamente quale può essere la valenza di una parola, che alla fine è solo un insieme di lettere, però di cosa c'è dietro e come viene presa da una community, da una ragazza giovane ma molto avanti, oppure da Andrea, che è un uomo di grande cultura, soprattutto scientifica. Beh, certo. Allora partiamo dal presupposto che comunque su Twitch non vale il discorso, perché Twitch è una piattaforma che ha delle regole, quindi se tu vuoi stare su Twitch devi rispettare quelle regole. È un po' come quando vai a casa di un tuo amico, se un tuo amico ti dice non mi toccare la credenza, tu non gli tocchi la credenza, perché certo, sei a casa di un tuo amico. Quindi su Twitch siamo su Twitch, quindi se Twitch non vuole che si dica quella parola, non la si dice, perché è il regolamento di Twitch, è finita lì. Però Andrea, io ti fermo subito. Perché purtroppo il fatto è che molto spesso si pensa che sia come se fosse un trigger. Cioè come se tu viene fuori quella parola e ho finito tutto. Capito? No, cioè, al Cerbero hanno detto il mio cognome, non mi pare sia successo niente. Ma no, beh, poi, ma sì, ma non è la parola... Anche...
Cioè, io potrei anche dire il nome di questo amaro, cioè nel senso ci sono tante cose che poi purtroppo cioè, questa cosa viene travisata e si perde il reale senso del perché nei term of service ci sia il non dire quella parola in un determinato modo, capito? Certo, ma è normale, ma perché qui siamo su Twitch, nel mondo reale, nel mondo di fuori, io non metto assolutamente in discussione e in dubbio che quella parola sia... è preferibile evitarla per una questione di rispetto, una questione di educazione nei confronti di un determinato tipo di persone che ovviamente si possono sentire offese, certo. Perché ci sta, cioè, se una persona mi dice non mi chiamare in un certo modo perché questo modo in cui mi chiami mi offende, io sono gentile, sono educato, non la chiami in un certo modo, certo, certo. E fino a qui hai buon senso. Allora. E fino a qui non ci piove, però se mi si impone di non dire una parola non esiste. Cioè, nessuno mi può dire come io posso parlare. Io parlo come mi pare. Nessuno mi può dire che per la quantità di melanina del mio corpo io ho la... cioè, mi viene proibito l'uso di una parola. Perché io sono libero. E io sono libero di parlare come voglio. Allora, facciamo così. Allora, questo qua... Don Ambrogio, allora, ti spiego subito di cosa stiamo parlando. Praticamente, Maria Sofia, anzi, esponi Maria Sofia anche la tua idea appunto su questo. Il tuo punto di vista, esatto. Riassumo la situazione per farla capire a Don Ambrogio oppure do la mia risposta ad Andrea? Riassumi la situazione e poi dai la tua risposta. Prima situazione, vai. Va benissimo. Allora, lo screzio digitale è nato tra me e Andrea... ci ha visti discutere per due video. Lui ha fatto uno stitch al mio perché sostenevo fondamentalmente che per me dire la N-word in tutti i contesti sia sbagliato e lui, come ha potuto anche ribadire al momento, pensa invece che sia abbastanza quasi razzista impedire di pronunciare una parola proprio per il colore della propria pelle. Apparentemente sembra... Razzista. Aspetta, lasciamola finire. Lasciamola finire. Andrea. Andrea, per favore, dai. Tu nel video avevi detto una cosa tipo che impedire di dire una parola per il colore della tua pelle alimenterebbe il razzismo. Si sta combattendo il razzismo con altro razzismo. Hai utilizzato più o meno dei termini del genere, oppure ti sto mettendo parole in bocca che non hai mai pronunciato? No, io dicevo discriminazione. No, io ho detto che questa è discriminazione nei confronti di qualcuno e che questo sistema alimenta il razzismo, non che questo sistema è razzista. Perché questo non è un sistema razzista, perché tu non stai facendo del razzismo nei miei confronti. Se mi dicessi bianco di m, quello sarebbe un discorso. Ma quello non è razzismo, quello è discriminazione, perché ovviamente tu stai imponendo a qualcuno di non dire una parola per il suo colore della pelle. E questo sistema alimenta il razzismo perché poi le persone che si sentono dire una cosa del genere diventano cattive. E diventando cattive alimenti il razzismo. Oh, a proposito, proprio perché ora noi stiamo parlando di linguaggio e di quanto questo debba essere inclusivo per comunicare bene, per far passare il rispetto, volevo dirti che una cosa con cui non ero molto d'accordo riguardo il tuo video si trattava proprio nel tono, cioè io ho sentito una relazione di causa-effetto parecchio preoccupante che poi in realtà si è realizzata perché ho ricevuto una shitstorm quando tu all'inizio dicevi cara mia, e anche il cara mia un po' mi ha lasciata perplessa. No, perché non sono toni a cui sono abituata. Io sono quasi sicuro che dicendo una cosa del genere tu prenderai tantissimo odio e ti spiego anche il perché, come se l'odio fosse giustificato. Quindi una cosa che ti posso suggerire la prossima volta è di non creare queste correlazioni logiche, perché altrimenti sembra quasi che ciò che ho ricevuto purtroppo sia non ti è arrivato, a parte che mi sono preso anch'io dei nomi, ma i nomi che ti sono arrivati non sono arrivati perché io l'ho detto, io non sono Dio, io non posso determinare le cause di ciò che accade. Se ti sono arrivate delle shitstorm è perché sono le conseguenze di quel discorso lì, non sono stato io a mandarle. Non ho questo potere. Se avessi questo potere sarei già il re di TikTok. Potrei dire a qualcuno distruggete quel profilo e lo farebbero. No, non ho questo potere, se no cioè, dominerei tutta TikTok. Vabbè, certo, non immagino, è un potere che ho. Immagino, Sofia, che come io ho visto della gente che shitstormava Andrea perché era in disaccordo con Andrea e d'accordo con a te. A me mi sono arrivate del non sai quanti mail. Cioè, non è da del numero di mail così, che mi sono arrivate di persone che mi spiegavano le storie, le cose, ma una quantità industriale. Io non è che dico, Maria Sofia, non dire così perché mi arriva la shitstorm. Io ero già ben consapevole che mi sarebbero arrivate, come era ovvio che ti sarebbero arrivate per quel discorso. Ma cioè, quando avviene un dibattito pubblico, in un dibattito che si affronta pubblicamente,
c'è sempre chi dà ragione a uno, chi dà ragione all'altro, e è ovvio, e di è solito ovvio. L'altro, cioè entrambi si prendono una shitstorm, ovviamente. Ma è ovvio, è sempre così. Andrea, scusami, credo che tu abbia travisato il mio discorso. Io non mi riferivo al concetto del video come responsabile della shitstorm, perché ovviamente ognuno ha le sue idee e altrimenti non saremmo qui per confrontarle. Mi stavo riferendo alla forma, che è quella che potrebbe aver alimentato questo anche modo di comportarsi da parte di alcuni tuoi followers, proprio per la relazione di causa-effetto che hai esposto prima. Quindi era più una critica ai modi che magari può aver incitato, nonostante andasse contro le tue migliori intenzioni, le persone che effettivamente poi hanno commentato in un certo modo. Non mi riferivo assolutamente all'idea. Scusami se magari anch'io... No, per l'amor di cielo, ho capito il tuo discorso, però io non posso essere responsabile di quello che fanno i miei follower. È un po' come dire che se uno, un metallaro, ammazza un altro, è colpa del metal, perché sono testi aggressivi. No, non può funzionare così. Attenzione, però... Tu hai anche, lo hai detto. Io non ho mai detto distruggetela di cattiveria. Cioè, io non l'ho mai detto. Attenzione, scusami, quello che stavo dicendo è che è proprio questo discorso del sono quasi certo che riceverai una valanga di odio e ora ti spiego anche il perché, come se ci fosse una motivazione a supportare questa cosa. E ti ripeto, anche se ovviamente, perché non sei il tipo, sei una persona fin troppo intelligente per questo, ciò non equipara il dire ma distruggetela, lei si merita tutto il male del mondo, inconsciamente, proprio come strategia comunicativa. Poi tra le tante cose che non mi sono piaciute del modo in cui hai esposto il video, potrebbe aver contribuito un po' a un atteggiamento aggressivo da parte dei tuoi followers, che poi, per carità, Scusami, stavo parlando io. Prima di tutto, è chiaro che tu non abbia alcuna responsabilità per le loro azioni, nonostante un tipo di comunicazione, tu che sei molto seguito, può avere una certa influenza su di loro. Però tu poi hai anche un ruolo importante, che è quello di divulgatore. Tu sei seguito perché sei estremamente intelligente, perché porti dei contenuti seri, validi, pregni di significato. Quindi tu educhi anche le persone che ti seguono. E attenzione, è una cosa che io rinfaccerei anche a me se mi trovassi nella situazione di causare una cosa simile, perché io, essendo seguita, avendo un pubblico affezionato, posso anche cercare di promuovere questo ulteriore ideale del rispetto. Poi sul rispetto vorrei dire una cosa, però scusami, ho parlato troppo. No, scusate un attimo, sto sorridendo perché c'è la chat. Aspetta, scusami un attimo, Andrea, scusami un attimo. No, sto sorridendo perché c'è la chat che sta insomma interpellando Don Ambrogio, che adesso arriva, la situazione è troppo bella, perché ovviamente il Don, educato, tu quando si trova qua a fare tipo... Un po' come noi. Però ha ragione lui, stiamo parlando di un avvenimento che è successo tra me e lei. Lui, poverino, cosa deve dire? Aspetterà un secondo. Si fa un'idea. Comunque, il motivo per cui sei stata probabilmente attaccata non è per quello che ho detto, perché quello che ho detto era semplicemente la naturale conseguenza logica di quel video. Cioè, non sono io la causa dell'attacco a te, come tu non sei la causa dell'attacco che è stato a me. Quindi non è stato il tono che ha provocato l'attacco. Io ho specificatamente detto in quel video: riceverai una valanga di odio. Ma non è che l'ho detto perché, e non è stata quella frase che l'ha causato, l'ha causato il modo in cui hai detto quella frase, era una naturale conseguenza, sarebbe avvenuto con o senza di me. No, in realtà non sono d'accordo e ti spiego anche il perché. Tu hai motivato la valanga di odio che sarebbe arrivata spiegandomi le ragioni che poi erano la base con cui hai supportato la tua tesi di questo avvenimento. Però, indipendentemente dalle differenze ideologiche, anche tu, e lo dicevi nel tuo video peraltro, promuovi il rispetto universale tra tutti. Quindi il tuo dire le motivazioni per cui riceverai la valanga di odio sono queste va quasi a legittimare la valanga di odio in questione. Quindi con il tuo video, magari se lo avessi fatto diversamente, avresti potuto dire io non sono d'accordo con la tua idea, spiegare tutti i tuoi punti senza soffermarti troppo su quel passaggio che poi è stato secondo me abbastanza fraintendibile. Capisci quello che intendo? Ho capito, ma in poche parole stai dicendo che non avrei dovuto dire una cosa che penso per evitare il comportamento stupido di altre persone. No, probabilmente intende la forma. È lo stesso discorso, cioè è come dire che non avrei dovuto dire quella frase che pensavo perché sarebbe successo qualcosa. No, magari intende il fatto che magari non avresti dovuto soffermarti sul fatto che ti arriverà valanghe di odio, ti arriverà questo, ti arriverà questo. Sì, dovevi dire come la pensavi, magari. Inserito,
hai asserito al fatto, avevi già dato per scontato che lei avrebbe ricevuto una shitstorm. Sì, però sì, come tu ben sai, nel mondo della retorica, il fatto di sottolineare una cosa, cioè come se io dico, ragazzi, non pensate all'elefante, adesso tutti stanno pensando all'elefante. Cioè, capito? È una roba del genere. Vero, vero. E tu probabilmente hai dato per scontato che dopo sarebbe successo qualcosa, l'hai comunicato, e magari perché sarebbe successo per me, ugualmente. Scusa, Maria Sofia, quante volte ti hanno bloccato su TikTok? Mi hanno bloccato 7 volte, però ti ripeto... appunto, quindi fine! Capisci no, il discorso? Fine, no, Andrea, perdonami, non è così. Però non mi ridere in faccia, per favore. Ma no, non è che rido di te, rido per il discorso, che c'entra? Ah no, scusami, sembrava fosse così, perdonami, qui ho... Ma che? Tu mica ti prendi in giro, cioè... No, mi ipotizzo, non si sa mai. Guarda, il discorso non è tanto quante volte ti hanno bloccato il profilo. Tu sapevi che sarebbe accaduto, però proprio perché, come dice anche Jody, hai sottolineato questo fatto, lo hai reso più probabile, tra virgolette. Poi tu dici, la mia influenza non avrebbe potuto far molto. Grazie. Ma chi lo sa? Cioè, nel senso, tu proprio, da divulgatore quale sei, hai una certa responsabilità nei confronti delle persone che ti seguono. Avresti potuto utilizzare questa influenza per anche... non plagiare perché è orribile, ma per indurre le persone che ti seguono ad avere un approccio più rispettoso. Cioè, tu sapevi che questa cosa è inevitabile, ok, però è anche vero che le cose sbagliate si cambiano, altrimenti tu non avresti delle idee super progressiste quando magari, perché io l'ho letto e ti stimo tantissimo per questo, ricevi dei commenti omofobi e tu dai la tua idea, dove effettivamente spieghi che scientificamente l'omofobia non è basata su nulla, eccetera, eccetera, e contribuisci al cambiamento positivo. Ecco, la cosa che ti consiglio io, ma non perché io mi possa permettere di consigliare, solo perché l'ho vissuto sulla mia pelle, è magari le prossime volte utilizzare degli altri toni per mandare anche con la forma dei messaggi positivi. Cioè, capito? Intendevo questo. Okay. Okay. Dipende, farò un tentativo, ma non posso assicurare che riuscirò sempre a usare termini eccessivamente corretti, perché non riesco a censurarmi all'idea, cioè non riesco a impedire di dire le cose che penso, perché potrebbe accadere che qualcuno faccia qualcosa di sbagliato, non è nella mia indole, però sicuramente una cosa che non farò mai è dire di attaccare o insultare qualcuno. È chiaro. Non lo farò mai. Non ci sia da andare oltre su questa cosa, direi che è abbastanza chiaro. Allora, Don Ambrogio. Esatto, Don Ambrogio. Allora, sì, volevo... Stavi sorridendo una cosa... di brutto. Sì, perché leggevo la chat di... Molto simpatica, sì. No, volevo dire, vi racconto un po' la mia esperienza su questo e poi vorrei provare un attimo a conciliare sia Maria Sofia che Andrea, perché secondo me alla fine il principio di base di voi due è lo stesso, solo che siete entrati un po' in conflitto, ma è una cosa che può succedere. No, niente, io nel 2013 ho fatto un'esperienza missionaria in Africa, per cui questa cosa l'ho vissuta anche un po' sulla mia pelle. Nel paese dove ero, la Guinea-Bissau, che è un paese di lingua portoghese, non tutti hanno visto in vita loro un bianco, una persona come noi, ecco. Soprattutto i bambini non l'hanno mai visto in vita loro. E sapete anche che i bambini, quando parlano con onestà, non hanno i filtri che abbiamo noi adulti, che magari a volte ci tratteniamo nel dire certe cose. Allora, i bambini, quando vedono un bianco, dicono branco pele, che tradotto in italiano significa pelle bianca. Che questa, alla fine, è un'espressione che è un po' strana, perché non è così... non suona così tanto bene nei nostri confronti. E anzi, se poi quello che ho visto io, se posso dirvi, l'africano medio, in realtà, nei confronti del bianco, non è che lo vede molto positivamente, cioè ha un atteggiamento intanto di diffidenza, a volte di quasi di reverenza, perché ha paura, perché pensa che il bianco sia quello con i soldi, con il potere, però sotto sotto c'è anche una sorta di disprezzo. Questo non per i preti, perché comunque i preti sono sempre molto molto ben visti in Africa, per cui non è stato il mio caso e veramente sono stato ben, ben accolto. Però c'è questo sentimento di fondo di diffidenza, quantomeno. E quindi credo che anche nella nostra cultura, anticamente, quando siamo entrati in contatto anche noi con i primi diciamo persone di colore, c'è stata questa diffidenza iniziale, che qualcuno dice no, è razzismo. No, attenzione, non è razzismo questa, è una diffidenza con una cultura nuova, un modo nuovo di pensare delle persone che ancora non riusciamo a comprendere, e ci sono voluti decenni e decenni per poter conciliare questa cosa. È chiaro che ora usare anche quella parola lì diventa problematico dal punto di vista culturale, anche se linguistico non ha niente di male quella parola, perché è una parola che semplicemente viene tradotta in italiano con nero, è una parola di origine latina, quindi per sé è neutra la parola, però culturalmente ha acquisito questa accezione negativa, per sé no. Sul discorso di Maria Sofia e Andrea, per concluderla,
che immagino che entrambi abbiate appunto a cuore, che ci sia rispetto per tutte le persone. Maria Sofia ha proprio questa attenzione nel dire: dobbiamo stare veramente attenti con le nostre espressioni, con quello che facciamo, quello che diciamo, per essere rispettosi. Ma Andrea dice giustamente: non dobbiamo far diventare una questione di Stato, perché sennò succede quello che è successo anche negli Stati Uniti, ad esempio, qualche anno fa, con tutta la questione che sapete molto bene, che si è alimentato nell'opinione pubblica una marea di odio nei confronti di queste persone, e violenze, scontri, distruzioni, devastazioni, e questo è stato alimentato proprio da questo dibattito, purtroppo, perché quando le persone fanno fatica ad arrivarci, continuare a rimarcare il dito nella piaga provoca a volte effettivamente l'effetto opposto, come diceva Andrea, ecco. Quindi in questo senso non ha detto una cosa sbagliata. Poi mi dispiace che ci sia venuto fuori questo scontro, però per sé continuare a rimarcare anche questo fatto non so quanto possa aiutare soprattutto le persone che fanno fatica ancora ad arrivarci su questo, a evitare ciò. Ecco, detto questo, io ho finito. No, è un discorso conciso, semplice, efficiente, quindi nulla da dire. Ok, Maria Sofia. Non sono molto d'accordo con quello che ha detto Don Ambrogio, perché credo che tutte le rivendicazioni dei diritti nella storia abbiano portato a diversi grattacapi, ho utilizzato questo termine all'inizio della live, è ricorrente, alle persone che appunto si sono fatte garanti di queste battaglie. Mi spiego meglio: se si lotta per la propria indipendenza, se si sta cercando di far sentire la propria voce in una società che non è abituata ad ascoltarla, è chiaro che in tutti i modi in cui proverai a proporre questo combattimento non sarai ben accolto da parte di chi ovviamente non è d'accordo e quindi in primis ti osteggia, ma perché in primis c'è bisogno di lottare contro un sistema non completamente inclusivo. Per cui su questo fronte del hanno ricevuto tanto odio, credo che l'odio in generale di una categoria discriminata, che possa essere quella della comunità LGBT, che possa essere anche poi per tutto il discorso che concerne la parità di genere, l'avrebbero ricevuto a priori, perché è proprio il sistema in cui si trovano che ancora rifiuta in tutti i casi questo tipo di pensiero, questo tipo proprio di mettere in atto anche il pensiero in questione. Poi per quanto riguarda l'esempio che Don Ambrogio ha fatto riguardo la sua esperienza missionaria, ho ripetuto troppe volte riguarda, scusatemi, spero che comunque il concetto arrivi, io non posso essere totalmente d'accordo, perché sicuramente in quella realtà sarà vera, sarà proprio un'esperienza vera, altrimenti non l'avrebbe vissuta. Però dobbiamo anche capire che è un'esperienza limitata, che in tutto il resto del mondo non c'è questo particolare astio nei confronti delle persone bianche, ed è anche vero che è un po' difficile paragonare l'ingenuità, la puerilità di un bambino che non sa bene come esprimersi rispetto a le parole pronunciate da un adulto perfettamente in grado di intendere e di volere, che però portano alle loro spalle un retaggio culturale molto pesante, che è appunto quello magari della N-word in questo caso. Per cui secondo me questo paragone non può essere fatto. Non so se il mio punto è stato espresso con necessaria magniloquenza e con necessaria chiarezza, quindi lascio, ecco, il contraddittorio, almeno posso anche chiarirmi meglio. No, ma tu hai assolutamente ragione sotto molti punti di vista, sui quali io non ho mai disquisito, perché li ritengo più assolutamente leciti, questo non ci manca, come ritengo assolutamente lecito che l'uguaglianza sia una cosa fondamentale, che le persone di tutto il mondo dovrebbero arrivare. Ovviamente dipende a che prezzo, perché chiaramente se l'uguaglianza implica la censura di una parola, a quel punto c'è già un dislivello. Cioè, il punto qual è? Proprio come anche il sarcasmo e l'umori... Non lo so. Scusatemi, credo di essere crashata. Sì. Può essere. No, ha raccontato una barzelletta, Andrea, ha raccontato una barzelletta. No, vabbè, a parte la barzelletta. No, dicevo che sicura... Mi senti adesso? Va tutto bene? No, nel dubbio, chiedo. Sì, grazie mille. No, dicevo, chiaramente sono d'accordo su quello che dicevi per quello che riguarda l'uguaglianza, assolutamente, e le battaglie che sono lecitissime di persone che vogliono avere nient'altro che parità dei diritti ed eliminare tutto quello che è un po' il mondo del razzismo e dell'omofobia. Su questo sono d'accordo e non ho assolutamente nulla da ridire. Io stesso sono mesi e mesi che combatto contro omofobia e razzismo e non faccio altro che dire che siamo un'unica specie, siamo la specie umana, e io, tra l'altro, uno dei miei più grandi sogni è che esista un unico governo mondiale sotto un'unica bandiera, che fossimo tutti quanti umani. Però il punto qual è? Il punto è che non si può ottenere l'uguaglianza censurando le parole, perché a quel punto tu stai cercando di comunque eliminare una discriminazione
censurando qualcuno. E quindi, in quel modo dai molto potere a quella parola, perché se tu dici che le persone caucasiche non possono dire quella parola, tu stai dando a quella parola un potere incredibile e stai creando letteralmente un dislivello, cioè tra bianchi e neri c'è il dislivello, perché uno non può dire una parola e l'altro sì. E questo è un grosso problema per far sì che siano allineati su una stessa linea d'onda, che è un po' poi lo stesso discorso dell'humor, delle battute e di tanti altri argomenti che ho fatto in merito a cose del genere. Okay. Che io, ad esempio, non sono assolutamente favorevole a preservare ogni tipo di sarcasmo, di battute, di humor in ogni sua forma, indipendentemente a chi è rivolta. Perché secondo me anche questo serve, senza ombra di dubbio, per, diciamo, livellare un po' le differenze e metterci tutti sullo stesso piano. Quindi è poi il succo del nostro video, è stato il succo dello scontro del video. Quindi sono d'accordo con te, però allo stesso tempo non sono d'accordo con te. Ok, quindi se posso un attimo, Maria Sofia, cioè, quindi per te, Andrea, nel senso, il discorso è che secondo te si potrebbe, nel tuo mondo ideale, non ci dovrebbe essere scalpore nel poter dire la N-word, anche magari la F-word, nel momento in cui però tu... è diverso però, okay. Perché la F-word è una parola creata esclusivamente per offendere, okay. La F-word è letteralmente una parola creata solo per offendere. Aspetta qua stai, no, qua la N-word stai, non stai, è nata, non è la N-word, stai scoperchiando veramente una... no, Andrea, di fatto, scusami, la N-word è il modo dispregiativo di chiamare una persona... La N-word etimologicamente non è nata come senso offensivo. No, è nata dai popoli latini, okay, che per loro vuol dire nero. Si è stata translata anche in Spagna. In Spagna nero si dice N-word. Etimologicamente non è nata come offesa, però è stata poi traslata da popoli inglesi come offesa, ma non è nata come senso offensivo. Ok, Maria Sofia. Devo dissentire, sia proprio da un punto di vista diacronico, quindi proprio della trasformazione della cosa, e sia proprio da un punto di vista etimologico, perché anche la F-word in realtà è nata in Spagna con la trasposizione, detta male poi da noi italiani, di floscio, che era sì un termine per indicare in generale gli spagnoli, che avendo anche molto spesso le orecchie tutte borchiate con gli orecchini, no? Ecco perché... Non so se si possa dire questa parola, però è un altro sinonimo della F-word. Nel dubbio non dirla. Okay. Praticamente poi si è creata questa parola, che ha avuto dopo, ha assunto dopo un significato molto negativo, esattamente come la N-word, che prima sicuramente era utilizzata per rivolgersi agli abitanti di un determinato territorio, ma che poi è diventata un'altra cosa. E secondo me noi dovremmo far conto del significato corrente, anche perché poi qui si cade in incoerenza nel momento in cui si dice dobbiamo togliere di potere alla parola. Il togliere di potere alla parola non sarebbe effettuare una trasformazione. Allora è un po' in contrasto quando tu mi parli dell'etimologia, anche perché poi non dovresti avere il bisogno di cambiare il potere, di togliere il potere alla parola, se non avesse già abbastanza, quindi se non fosse un potere distruttivo. Ecco perché secondo me quando tu dici, se tu impedisci, proibisci di pronunciare quella determinata cosa, le dai ancora più potere. Però tu quindi riconosci che di base un potere l'ha. Immaginati quanto questo potere può essere forte nelle mani di chi già ne ha un altro, perché come ben sappiamo, anche a livello sistematico, le persone bianche nella maggior parte degli stati del mondo hanno tantissimi privilegi rispetto alle persone nere. Quindi io non credo che sia pertinente questo ragionamento. E in più volevo concludere dicendo una cosa sul dislivello, appunto partendo da qui. Io apprezzo il tuo dire siamo tutti uguali e per questo potremmo dire questa parola, però questa uguaglianza ha un proposito, è un'idea da raggiungere, che nella fattispecie, come obiezione, non si può porre al mio discorso, perché è un po' come se tu dicessi io non voglio fare il Pride perché siamo tutti uguali e quindi non c'è bisogno di rimarcare le differenze. Ma l'idea del Pride è proprio portarci all'uguaglianza, facendo vedere che i diritti delle persone omosessuali o delle persone transgender o appartenenti alla comunità LGBT in generale valgono. Quindi, aspetta, andiamo con ordine, se no mi perdo tutte le cose. Allora, per la F-word, no, è che se no mi perdo il discorso, il filo del discorso. Per la F-word, sì, quello che dice è giusto, ma la F-word è nata come una descrizione di un qualcosa che è stata poi usata per offendere. La N-word non è la descrizione di un qualcosa. La N-word è la descrizione di un colore della pelle e veniva usata quella parola lì. Non è la stessa cosa. Per quello che riguarda il Pride, per quello che riguarda il Pride è diverso, perché nel Pride tu non mi stai dicendo di non fare qualcosa in quanto bianco.
tu mi stai nel Pride, tu dici che gli omosessuali devono avere gli stessi diritti, che è sacrosanto. Non è che mi stai dicendo nel Pride tu da bianco non puoi parlare, è ben diverso impedire a qualcuno di fare qualcosa dal chiedere diritti uguali, Allora, sulla cosa sempre della F-word e della N-word mi sento ancora di esprimere la mia, perché sì, inizialmente entrambe le parole in realtà descrivevano qualcosa, cioè gli spagnoli da parte della F-word e cioè le persone nere da parte della N-word, con l'unica che poi non c'era differenza, e poi hanno avuto un'evoluzione simile perché sono diventati due termini dispregiativi, uno per le persone nere e un altro per le persone omosessuali in generale appartenenti alla comunità LGBT, quindi non tanto. Però secondo me il discorso del Pride non è corretto, perché è sempre un atto politico, nel senso, se da una parte la mia iniziativa in quanto comunità LGBT, tu nel tuo video hai detto non dovrebbero esistere le comunità, ci sono ancora queste distinzioni, ci sono proprio per combattere queste differenze, per far vedere che intanto c'è un gruppo unitario di persone che la pensa in un modo e che agisce in questo modo per arrivare a degli scopi, che è lo scopo della parità. Ecco perché un giorno sarebbe bello se questo Pride non esistesse più, come sarebbe bello se un giorno tutti potessero dirla la N-word, però al momento non ce lo possiamo permettere. Cioè il senso ora è proprio compiere qualcosa, un atto politico, ti ripeto, per portare avanti gli oneri di un movimento ed arrivare a uno scopo. Quindi per me sono un po' le stesse cose, in modalità differenti, perché una è una manifestazione e l'altra è impedire di dire una parola, però è sempre la volontà di un gruppo. Ok, ecco, no, perché... ma io non ho detto che non deve esistere una comunità, io ho detto che la comunità non deve distinguersi, dividersi completamente dal resto del mondo, perché nel Pride lo scopo è dire che tutte le persone omosessuali, lesbiche, insomma, eccetera, eccetera, dicano: noi siamo esseri umani, tali quali a voi. Quello è lo scopo del Pride. Se tu invece dici che tu non puoi dire una parola, ma io sì, tu stai già creando una differenza. Mi stai già dicendo: io non sono come te, perché io posso dire una cosa che tu non puoi in quanto bianco. E quindi stai già creando una differenza. E quindi il discorso di siamo tutti uguali viene meno, perché stai creando una distinzione tra due comunità. Però permettimi, la differenza in realtà non è creata dalla scelta di non poter dire la parola, quanto dalla scelta di dirla, perché pronunciare la N-word significa dire a qualcuno che è uno schiavo. Quindi, proprio dal punto di vista del potere della parola... Secondo me il 75% delle persone che ignorantemente dicono la N-word non neanche sanno la storia, purtroppo, della schiavitù nera e di tutta quella roba storica là. Cioè, nel senso, è proprio una cosa che se tu vai a cercare effettivamente il senso dispregiativo, quel periodo storico tragico per quelle persone là, vai a scavare proprio in una cosa che i ragazzini Maranza che lo dicono per fare i fighi o per essere trasgressivi o per offendere neanche hanno idea, capito? Ma, posso fare una domanda che è una mia, certo, ignoranza? Fa la cartone, la devi fare. Nel momento in cui tu me respiri, sono cartone oggi. Nel momento in cui tu bianco chiami con la N-word un nero, gli stai dando dello schiavo, ma solo perché sei bianco, perché cioè non credo che i neri tra loro si chiamino schiavi, allora, cioè solo nel momento in cui tu sei bianco. Infatti, scusami, No, ho finito il mio discorsone. Vai. Infatti, in caso dovessi comportarmi in maniera maleducata per le interruzioni, mi scuso, però no, ragazzi... No, tranquilla. Tranquilla. Va benissimo. Comunque, il senso dell'appropriazione della parola da parte della comunità nera è proprio questo, cambiare il significato se due persone nere la dicono, proprio perché vogliono un po' giostrarsi, vogliono un po' prendere in giro questa storia che ha utilizzato una parola per rivolgersi a loro in maniera dispregiativa, prendendosela, facendola propria, e invece di e quindi cambiandole il significato, e in quel caso utilizzandola come una sorta di slang amichevole. Cioè, se una persona nera utilizza la N-word con un'altra persona nera, ciò indica un gesto amichevole, indica un qualcosa di Però riguardo quello che ha detto Jody, che è molto interessante in realtà, infatti poi vorrei anche chiarire meglio il mio punto, per cui che peraltro voglio onorare mostrando la maglietta di De André, che è la stessa che indossavo nel video e che era un po' il fulcro di quello che volevo spiegare. Sicuramente molte persone non utilizzano la N-word con quel significato, soprattutto se si parla di persone della nostra generazione che magari sono anche più emancipate mentalmente e quindi non si soffermano su questi preconcetti razzisti. Tuttavia, c'è da dire che, come ha anche sottolineato Jody, c'è ancora chi offende. Ricordiamoci poi che soprattutto
uno degli argomenti per cui che vanno in voga per legittimare la N-word è: bisogna vedere il contesto della cosa. Però il contesto in cui la N-word è stata bandita qual è, ragazzi? Quello per esempio dell'America. Il movimento Black Lives Matter si è pronunciato soprattutto negli ultimi anni a seguito dell'uccisione, si può dire uccisione? Vabbè, l'ho già detto, sì, ormai, sì, scusate. Sì, 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 uccisione, tranquilla, sì. Tranquilla, tranquilla. Tragica di George Floyd. E non solo lui, lui è solamente l'emblema di una grande causa che vede tantissimi soprusi che sono rappresentati da persone nere, uccisi, trattati male, discriminati su tantissimi fronti lavorativi, sociali, eccetera, eccetera, solo per il colore della loro pelle. Dunque, proprio perché il ripetere questa parola potrebbe portare a una sua normalizzazione e proprio perché molte persone la vedono ancora come un'offesa, io direi che il continuare a dirla sarebbe un po' darla vinta a questo sistema che l'ha sempre utilizzata come arma, come strumento per rendere la vita impossibile per osteggiare le persone nere. E in più, secondo me, bisognerebbe un attimo sottolineare il discorso dell'atto politico. Cioè, qui non si tratta tanto di tu non puoi dire quella parola perché io voglio limitare la tua libertà di espressione, quanto che quella parola è un espediente, è un capro espiatorio che comunque ha un senso, perché non è che la comunità nera sta dicendo no, non potete più comprare le mele. No, è una cosa coerente con quello che ha vissuto per portare avanti un messaggio. Cioè, questa è una delle nostre tante rivendicazioni. Noi ci stiamo imponendo in questo modo. È proprio il nostro modo di affermarci. E poi noi faremo tante altre cose per arrivare alla parità. E secondo me il non dire la N-word sarebbe aderire a questa volontà e quindi supportare la comunità. Proprio in uno, è un po' è un provvedimento, non è una cosa intrinsecamente sbagliata, come spiego anche nel video. Perché io non credo che in un libro, in un film, in una canzone, ma sul concetto della canzone ci ritroviamo. Cioè, faccio un piccolo approfondimento, scusate, sto parlando tanto, poi vi lascio ore per ribattere, scusate, davvero. Sia tanto dannosa la N-word, perché comunque va a raccontare una realtà diversa dalla nostra, che deve essere divisa, cioè la realtà dall'arte devono essere, sono due cose differenti che si devono distaccare l'una dall'altra. Tuttavia, quante persone sono in grado di fare questa distinzione? Cioè, vediamo per esempio i trapper, faccio un esempio molto terra terra. Loro hanno normalizzato il fumare, il bere, l'avere un certo tipo di atteggiamenti che i giovani tendono moltissimo a replicare. Io non giudico nessuno, personalmente non bevo né fumo, però hanno cercato di normalizzare questo comportamento. In effetti ci sono anche riusciti. Quindi, se questa normalizzazione avvenisse, tra le tante cose, oltre al discorso della rivendicazione, che credo sia abbastanza chiaro anche con la N-word, le persone non hanno la maturità e non hanno l'educazione necessaria per scindere le due cose, e quindi andrebbero a confondere, lo vedrebbero un po' come un vai, posso fare... Aspetta, non puoi dire le persone sono stupide, non possono dire, non puoi. Si sarebbero una ribellione, non puoi. A parte che una parola è una parola, non ci si può appropriare di una parola, è una parola, e una parola non significa niente, è il peso che dai alla parola che ne determina il peso, in ogni infatti, caso. Comunque sia, tu non puoi dire alle persone, scusami Giordi, arrivo subito, no, tu non puoi dire alle persone, le persone sono stupide, non possono dire quella parola perché non capirebbero quando usarla e come usarla. No, non si può, non si può fare. Grazie per i bit, in realtà, scusami, deve parlare Giordi? Sì, volevo dire solo una cosa, collegandomi a questo discorso di Andrea. Forse è un po' una unpopular opinion, forse è una cosa che non verrà presa bene da chiunque, però mi sento di dirla. Io penso che bisogna dare peso alle parole come alla parola N-word, ma il fatto che in un paio, in due o tre casi, siano state messe alla gogna certe TikToker o certe ragazze che hanno fatto il lip sync di una canzone dove veniva detta quella parola, secondo me è esagerato. No, ma tanto anche perché a me non frega un cazzo. Cioè, se una comunità mi dice quella parola non usarla, io la rispetto e non la uso. Se mi dice tu non puoi usarla, a me non me ne sbatte un marone, perché io parlo come voglio, no, ma... e non mi interessa. Quindi ma... cioè, è finito lì il discorso. Ma tanto non se... mi puoi obbligare a dire quello che vuoi. Posso non puoi, come fai? Dire una cosa, Maria Sofia, poi ti lascio dire. Vai, Tom. No, quello che penso io in soldoni è che io, nel senso, ho grande rispetto di qualunque tipo di terminologia, anche quelle che stanno nascendo, di pronomi. Cioè, se una persona mi dice chiamami in un modo, io come persona educata ti chiamo come vuoi essere chiamata, e nel senso non è una cosa che ci do tanto peso. Cioè, ti chiamo come vuoi, non devo dire la N-word perché ti dà fastidio, non la dico. Ma sono anche della stessa idea che le persone davvero razziste
non lo dimostrano dicendo l'N-word, lo dimostrano perché magari vanno da un nero e lo riempiono di insulti, e magari in questi insulti neanche dicono l'N-word, però lo stanno riempiendo di insulti, capito? Quindi il discorso magari non è tanto la parola, cioè uno magari può dire la parola con la N, ma in realtà è la persona più tranquilla del mondo, e magari una persona non la dice la parola con la N, però è razzista davvero, capito? Poi certo. Capisco anche il discorso che tu dici il modo per cercare di livellarci allo stesso livello è avere una roba del dire, utilizzare l'N-word come pretesto per livellarci, per fare in modo che tutti siamo uguali. Però non so quale potrebbe essere una soluzione alternativa, ma non so se proibire in maniera così forzata questa parola sia la soluzione. Ma tanto non puoi, non puoi. Certo. No, allora, ma anche perché si rischia di entrare dentro una sorta di brutta logica, secondo me, che oramai nella mia vita ne ho viste di tutti i colori, ma questa non mi è nuova. Cioè, le persone fanno effettivamente, Maria Sofia, te lo dico anche con franchezza, battaglie per cose giuste, ma minori. Cioè, in questo caso qua, è più importante lottare per atteggiamenti di rispetto o per abolire una parola. Pensaci bene, perché se tu mi dici la parola è importante, va bene, è importante, ma se poi mi trascuri tutto l'atteggiamento, che poi è fondamentale, come diceva appunto anche Cartone, ecco, cioè, cosa stiamo qui a perdere tempo? Se poi esatto. Ci dimentichiamo le cose fondamentali di un atteggiamento di rispetto verso le persone, atteggiamenti, comportamenti, realtà, ci perdiamo in una parola, allora abbiamo perso veramente il nostro senso di umanità e il senso vero di rispetto, e per stiamo quanto... facendo battaglie esatto. Perveniste. Per quanto io sia il primo che non la dice, non la dice per rispetto, perché so che dà fastidio, per quanto io non la dica, però sono abbastanza d'accordo con questo discorso. Vai Maria Sofia, prego. Grazie mille, scusatemi se a volte cercavo di infiltrarmi, però pensavo avessi No, stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla. Veramente non voglio invadere lo spazio. No, ma stai tranquilla, sei super sono... super carica. No, ma vai benissimo, sono un dibattito concetti, Maria Sofia, che fai moltissimi concetti, faccio fatica a starci dietro, capito? Non per altro, solo per quello. Sì, ognuno ha i suoi tempi, lo capisco, poi io sono un po' una mitraglietta, quindi. Allora, rispondendo un po' a tutti, io credo che il discorso di Don Ambrogio sia un'estremizzazione su una cosa che è stata totalmente fraintesa, nel senso, io voglio evitare che la N-word sia detta proprio perché io penso che sia una piccola particella a livello di rivendicazione, di atto politico, che tra le tante cose a livello proprio di iniziative portate avanti dalla comunità nera per raggiungere la parità, siano poi quelle che fanno la differenza insieme agli atteggiamenti. Cioè, non dire la N-word è un insieme di fa parte di un insieme di fattori per comunicare questo rispetto, no ragazzi, che una persona può avere. Quindi tu non mi puoi dire che il non dire la N-word è penalizzare le battaglie più grandi, tutt'altro, è appoggiarle con le piccole cose. Ecco perché, per rispondere anche a Green, io vorrei dire che è vero, sicuramente molta gente che dice la N-word non lo fa con un'intenzione negativa e né essendo profondamente razzista, però è anche vero, ragazzi, che la realtà non è fatta da soggetti, o meglio, noi come individui possiamo cambiare la società, noi come individui costituiamo la società, ma è anche vero che a un certo punto la società diventa un ente che va anche oltre l'individuo e che è retto da un certo tipo di convenzioni, da un certo tipo di strutture, di pensieri che poi prescindono da appunto l'intento dell'individuo stesso, che è un modo complicato per dire che magari il mio dire la N-word singolarmente non è un attestato della mia cattiveria o del mio razzismo, tuttavia è quella piccola particella che immessa nell'aria, per così si può dire, può portare un'influenza negativa, e si ritorna al discorso della normalizzazione che facevo prima, contribuendo al mantenimento di un sistema razzista da parte poi di una persona che razzista non è, capito? Non è che una persona che dice la N-word è razzista, il dire la N-word lo è, c'è una cosa ben diversa. Ecco perché io concordo assolutamente con il discorso di Jody, che riguarda poi magari quello, non so se Andrea potrebbe concordare, forse del politically correct, non vorrei dire delle cose inesatte con delle terminologie poco corrette. Dipende, però dipende.
Io credo che nessuno dovrebbe essere cancellato, io credo che tutti debbano avere il diritto di esprimere quello che pensano, di confrontarsi e di sbagliarsi in caso ciò, cioè scusatemi, e di scusarsi in caso ciò che dicono dovesse essere effettivamente irrispettoso, ma come anche chi attacca, magari portando avanti una certa idea, se gli viene dimostrato che effettivamente ha detto una cavolata, non perché è l'idea della maggioranza, allora deve continuare a dirla e non si può scusare, cioè per esempio, no? Io credo che la maggior parte, non lo so, delle persone della mia generazione, almeno quelle che frequento, siano contro il dire la N-word. Faccio un esempio stupidissimo. Però se Andrea in questa discussione, come Don Abrogio, come tutti quanti, dovessero dimostrarmi che il mio punto di vista a tratti è sbagliato, ma io sono pronta a cambiarlo, sono qui proprio per questo. Quindi raga, no, smettetela di cancellare la gente perché fa un errore, che per voi è un errore, perché non è neanche detto, bisogna verificarlo. Scusate se parlo tanto, per chiudere, per rispondere al primo punto di Andrea, voglio dire che forse mi sono spiegata male, anzi mi scuso se magari ho offeso qualcuno dicendo questa cosa, ma non intendevo dire che le persone sono stupide e quindi che il loro essere stupide poi le porta a non saper fare questo discernimento. Io credo semplicemente che, visto che noi siamo molto influenzati dagli stimoli della nostra... della nostra quotidianità, della nostra realtà, visto che ci sono tantissimi giovani che hanno una mente a maggior ragione ancora più plasmabile, malleabile da determinati elementi, si ascoltano queste canzoni che possano essere canzoni trap, canzoni con la N-word, le prendono un po' da esempio. Raga, è secondo me un dato fattuale, cioè, scusate, sì, ma sono ragazzini fattuale. Sono ragazzini, cioè ai ragazzini devi spiegargli magari il perché è sbagliato dirla, non spiegargli che non devono dirla, perché un ragazzino che è ancora malleabile deve capire il perché non è rispettoso dirla, non devi insegnargli che non è giusto dirla, perché non ha senso. Infatti Andrea, scusami se mi permetto, forse sono io che mi sono spiegata male anche nel mio video, perché non vorrei che fosse passato il messaggio da parte mia, che poi ti giuro anche con Jody e con Simone proprio all'inizio ho detto no raga, io sono per la libertà di espressione, potete dire tutto quello che pensate, l'importante è che poi ci sia un dialogo per capire effettivamente se la sentenza in questione ha senso, no? Cioè io non volevo dire che non dovete dirla, cioè io dico che non dovreste dirla, e poi ho argomentato il mio perché, come sto cercando di fare in questa live, quindi a maggior ragione, come io mi sono permessa di dare un consiglio a te per prossime cose, io prenderò il tuo consiglio di non avere questo approccio che è molto vago e appunto fraintendibile, sì. È vero. Anche perché molto spesso mi è capitato, anche in merito a quel video, di persone che mi parlavano comunque di quello che è stato un po' il passato, diciamo, degli europei, dei caucasici e delle cose orribili che hanno fatto in passato. Però anche lì ovviamente si potrebbe aprire una parentesi, perché ragazzi, se andiamo nel passato ci renderemo conto che chiunque di qualunque parte del mondo ha fatto cose orribili, per cui anche lì non ha senso far pagare a noi degli errori di antenati che noi non abbiamo mai visto, perché il popolo della Mongolia con Gengis Khan ha distrutto l'Asia, non è che facciamo pagare a loro gli errori, gli Inca, gli Aztechi tagliavano le teste ai bambini, non è che in Centro America solo loro devono pagare. E allo stesso modo non mi pare che nessuno di noi qua abbia mai trattato male o fatto schiavismo o quante altre cose, per cui secondo me c'è una sorta di eccessivo, diciamo, accanimento contro quelli che sono i popoli europei o caucasici, perché è vero che hanno fatto degli errori, ma è anche vero che noi siamo i primi che combattiamo per l'uguaglianza, cioè noi oggi siamo i primi, la generazione dei millennial, la generazione Z, sono quelli che più di tutti stanno combattendo per l'uguaglianza, quindi non ha senso pensare che noi dobbiamo pagare per errori di antenati, che poi è il motivo per cui la legge non è retroattiva, la legge non è retroattiva apposta perché non si può far pagare gli errori del passato alle generazioni future, perché, per cui secondo me questo discorso comunque non si può chiudere solamente tra i caucasici e le persone di colore, perché questo discorso si potrebbe ampliare a tutto il mondo, che è un po' il motivo che poi il succo del video. Tutti abbiamo commesso errori nel passato, tutti abbiamo fatto cose orribili, tutti i popoli hanno fatto cose orribili nel passato, per cui secondo me bisognerebbe un po' imparare dalla storia a non ripetere gli stessi errori, non usare la storia per punire le generazioni del presente, perché sennò non si va mai avanti. Allora, lo sai perché non sono d'accordo? Perché secondo me è una pretesa un po' troppo arrogante e presuntuosa, non da parte tua, è proprio il concetto che non mi piace tanto, sia chiaro, non vorrei aver ferito la tua sensibilità dicendo una cosa così, l'affermare che sia una cosa appartenente solo al passato.
non è una questione che riguarda i nostri antenati, ma noi in primo luogo nel presente, perché ritornando al discorso del sistema che, con cui spiegavo il mio punto di vista anche a Green, il dire la N-word anche in maniera, poi ritorniamo un attimo sulla parentesi dei libri perché quella mi interessa molto di più, per propria velleità oppure anche con incoscienza, senza intento negativo, aiuta a supportare quel sistema, lo finanzia, appunto contribuisce a portarlo avanti, ed è poi però un sistema razzista che ha sicuramente piantato le proprie origini nella storia dei nostri antenati, ma anche adesso è più che presente. Ripeto, Andrea, vediamo quello che è successo in America, e non credo che l'America sia l'unico stato da incriminare. Vediamo quello che è successo in America, è stata una cosa orribile, però apro parentesi, Barack Obama, chiudo parentesi, cioè in America hanno anche eletto il primo presidente di colore, se per questo, non è che, cioè, voglio dire, dipende, i razzisti purtroppo esistono e vanno eliminati, ma non è che possiamo fare di un caso, pretendere che questo caso sia espanso a tutto il mondo, perché in realtà la maggior parte di noi non è razzista, noi non siamo razzisti, la maggior parte delle persone è per l'uguaglianza. Se l'America fosse così razzista non avrebbe mai eletto Barack Obama come presidente. Beh, io non, allora, sul punto di Barack Obama non concordo tanto e ti spiego anche il perché. Perché a parer mio il far vedere qualcosa non equivale all'essere convinti della cosa che quel qualcosa rappresenta. Gioco di parole intricato per dire che ci sono dei partiti politici schieratamente razzisti che per esempio hanno come principale senatore una persona nera. No. Questo no, non è vero. Don Ambrogio. Questa è un'accusa che non sta né in cielo né in terra. Cioè, parli della Lega. Devi dirla. Queste cose non si possono sentire. Al di là delle tue votazioni politiche, queste cose non si possono sentire. Non puoi dire che un partito è dichiaratamente razzista. Ma stiamo scherzando. Dai, ma cosa stai dicendo? Ok, allora diciamo che. Non puoi dirlo. Non puoi dirlo perché è una balla. Cioè, ragazza. Vi lascio parlare, mi metto. Vai. Che sia una palla potrei anche discutere, Donna. Cioè, Portami i fatti razzisti, dai. Possiamo finire però un argomento alla volta, anche perché sono stata interrotta, quindi prima concludiamo il discorso con Andrea, poi sempre se ci è concesso, io questa cosa non la so, possiamo anche disquisire di politica. Non ho problemi. Tuttavia, siamo off topic. Però quello che voglio dirti è che non puoi lanciare queste accuse così ideologiche, perché le tue sono accuse ideologiche, non ci sono fatti su quello che dici, e non puoi permetterti di dire una cosa del genere, non puoi permetterti, perché come se io dicessi tu sei una, non lo so, sei una comunista, non lo so, fare una cosa a caso, ma se io non ti conosco e non ho dei fatti su questo, è quello che io dico, è semplicemente un'accusa ideologica e non vale, non si può dire una cosa del genere, perché è molto grave, è un'accusa ideologica che però può anche essere fondata, ecco perché dico che ci sarebbe anche modo su questo fronte di mettere un po' in discussione entrambi i nostri pensieri, perché se poi andiamo a vedere tutte le cose che un determinato partito politico, che comunque io non ho nominato, quindi potrebbe essere qualsiasi partito politico, non solo italiano, fa, ci renderemo conto che molte volte, diciamo così, generalizziamo, le sue azioni non sono coerenti con le cose che dice di promuovere, che poi è la stessa ragione per cui, ripeto, ragazzi, essere razzisti, quindi proprio di intenzione, di sentimento, non significa fare qualcosa di razzismo, motivo per cui ripeto ad Andrea quella cosa che ho detto a Green sul fatto che compiere un gesto, quindi dire la N-word in questo caso, senza cattiveria, contribuisce comunque a portare avanti un sistema di un certo tipo. Poi per il caso di Obama, visto che è politica, ecco, proprio perché anche Don Ambrogio ha detto che off topic, non mi soffermerei più di tanto, anche se ho le mie posizioni, chiariamo questo. Se mi chiedi se il tipo, no, non facciamo nomi, se mi chiedi se il tipo, quello delle felpe, quello delle ruspe, non facciamo nomi, sì, non entriamo nel mezzo. Chiaro, chiedi se lui è razzista, io tendenzialmente ti risponderei, secondo me non lo è. Secondo me lui è un paraculo, ma non è un razzista. Secondo me non è razzista, lui cerca i voti. Sì. Lui cerca i voti tramite populismo e consenso popolare. Assolutamente. Ma secondo me non è, secondo me, perché poi in realtà quello che è lo sa solo lui, in realtà quello che è lo sa solo lui, noi non possiamo saperlo. Quello che è, lui è una persona che cerca dei consensi facili.
fa leva su emozioni, perché la politica attuale, sai come funziona? L'emotività deve prevalere sulla ragione. Sai perché sia da un partito di sinistra sia quelli di destra fanno vedere le persone annegate e le persone che hanno subito delle violenze? Perché l'emozione ti controlla molto più della logica. Perché quando tu parli con il cuore, non parli con il cervello. Ed è il motivo per cui tutti i partiti fanno leva sull'emotività. L'emotività è un fattore scatenante che fa sì che una persona voti un partito e voti un altro. E proprio per questo, in entrambe le fazioni, loro sono dei paraculi, che è il motivo per cui quando mi chiedono tu di che fazione politica sei, io rispondo al momento di nessuna. Perché non c'è una persona che usi la logica, fanno tutti leva sulle emozioni. Per cui, per me, il tipo non è razzista, beh, è un gran paraculo. Tutto lì. Ok, tu Maria Sofia sei d'accordo? Secondo te questo signore è razzista? Stavo dicendo... allora, proprio perché è una cosa off topic, non so nemmeno se posso esprimermi per... Mettiamoci un punto, ma cioè nel senso, io ho fatto un esempio neanche nominando una persona, e quell'esempio poteva essere poi applicabile a tantissime altre cose, quindi io non mi stavo riferendo a qualcuno in particolare. Sicuramente c'era una sorta di richiamo, però io non posso parlare della cosa in maniera specifica. Spero che possiate rispettare questo fatto, è proprio che non posso, non è che non voglio, non posso. Okay. In qualsiasi caso, il discorso di Andrea, scusatemi ragazzi, e proprio poi vi spiego perché. Il discorso di Andrea è condivisibile, ma un po' si rifà a quello che dicevo prima, ritornando un po' al tema della N-word, ovvero che la nostra intenzione non è per forza poi non equivale per forza all'effetto che la nostra azione ha. Io posso non essere razzista proprio a livello, come dice Andrea, di emotività, cioè quello che io sento in cuor mio e che detesto le persone di etnia differente dalla mia, però faccio delle cose che ugualmente vanno a supportare quel sistema, che è un po' la ragione per cui George Floyd non è stato un caso sporadico. Cioè George Floyd è stato uno di una lunga serie che è molto popolarizzato poi perché era particolarmente brutale, perché lì siamo stati attenti proprio dal punto di vista mediatico, e lì poi le persone appartenenti alla comunità nera ci hanno formato un movimento. Però George Floyd non è un caso sporadico, ragazzi. Cioè quello che succede, che è successo a lui, accade all'ordine del giorno in America, come credo anche in tanti altri stati. E però non mi puoi dire che gli Stati Uniti siano un paese razzista, eh. Aspetta, attenzione Maria Sofia, tu in questo momento stai generalizzando, in teoria questa cosa va un po' a cozzare con quello che è il 30% della comunità di colore con totale gli Stati Uniti d'America. Hanno eletto un presidente di colore, non mi puoi dire che l'America c'ha sicuramente delle sacche di fascismo o di razzismo, ma non mi puoi dire che sia un paese razzista gli Stati Uniti d'America. Beh, guarda, io in realtà avrei tra virgolette delle fonti che provano il contrario, semplicemente perché mi piace tantissimo ascoltare le testimonianze di chi in effetti abita in America da persona nera e quindi vive sulla propria pelle un certo tipo di discriminazioni. Se vuoi posso elencartene alcune che poi si rivolgono anche magari al tema della cultural appropriation, ma non mi piacerebbe esprimermi perché non ho abbastanza informazioni al riguardo, proprio a livello di tema. Tuttavia, per esempio, tantissime persone nere non sono assunte, proprio sono rifiutate sul posto di lavoro perché indossano dei capi tipici della loro tradizione, soprattutto un'acconciatura che anche purtroppo è stata molto contestata a livello storico. Oddio, avete parlato pure? Perché mi va a scatti, ragazzi. Eh sì, vediamo che ti sta andando un po' a scatti. Secondo me, ma è il telefono che è un po' caldo? In realtà lo sto tenendo in mano e la temperatura sembra regolare, ragazzi. Credo che 4.000 di Fahrenheit! Secondo me ti converrebbe provare a chiudere e rientrare perché ti stiamo un po' perdendo. Stai un po' andando a scatti sempre di più. Va bene, allora... mi rimuovete voi? No, e tu chiudi proprio internet e rifai proprio il procedimento. Chiudi l'app e riaprila. Va bene, ritorno tra pochissimo. Scusate per il contratto. Certo, ti attendiamo, davvero. Grazie. No, non c'è problema assolutamente. Allora, donna. Sì, no, io dicevo invece che sto qua 5 minuti ancora perché poi no, devo andare veramente, certo. Se no muoio domani mi bocciano male e non vorrei. No, non ci mancherebbe. Comunque vai Andrea con la barzelletta. Aspetta, no, stavo scherzando, donna, non una curiosità. Stavo scherzando. Una curiosità, donna, lei sì. Quanti anni ha? Ho 30 anni, sono del 91. Ah, ok. Io però li porto meglio. Cosa vuoi? Cioè, cosa dici, nessuno è perfetto.
Mamma, guarda, guarda che scelle. Madonna. Ma guarda che il Don scherziamo, non è che di là, guarda che ci scherziamo, non è che voglio dire. Ma sì. Minchia, veramente delle ascelle importanti. Oh. Vabbè, ma poverino, ci avrà caldo col maglione, vabbè, sì, lì ci avrà caldo. Poi si è anche infiammato prima, le sono saliti i vapori. Sì, esatto, sì, sì. Non dovete tirarmi fuori la parte peggiore, sennò non va bene. Eccola qua. Ok, scusatemi ragazzi, mi sentite meglio? Benissimo. Adesso sei un po' più fluida. Ti sentiamo molto sì. bene, assolutamente. Devo ripetere quello che ho detto perché magari era un po' mandato a scatti? No, ma no, capiva, è chiaro. Si capiva. Chiarissimo. Sì, ottimo. Perché? Vai. Già se non lo corro ai caprolista, quindi ripetere credo che sia controproducente per voi. Mi sa che ho perso il filo del discorso. Non mi voglio inalberare troppo nella questione della cultural appropriation, perché sfortunatamente non ho abbastanza informazioni al riguardo, però, proprio a livello della tematica e quindi per esprimere un giudizio, però una realtà è che in America, per esempio, tantissime persone appartenenti alla comunità nera si trovano rifiutate nelle loro offerte di lavoro, perché per esempio ai colloqui viene proprio richiesto l'avere un abbigliamento consono, e tra abbigliamento non consono rientra indossare dei capi tipici della loro tradizione, oppure anche una capigliatura più da bianchi, quindi e appunto c'è un discorso molto molto intenso su questa cosa, come anche per esempio, dipende che lavoro, però dipende da che lavoro fai, cioè è chiaro che se fai la guardia giurata è normale che servirà con un tipo, ma questo capita anche in Italia, cioè questo capita anche in Italia, a me è capitato quando avevi i capelli lunghi da metallaro che alcuni datori di lavoro mi dicessero te li devi tagliare, pure non è che sono, cioè capita, dipende dal lavoro che fai, non è una regola. Scommetto che se andavo a fare il corriere per Bartolini non gliene fregavo cazzo a nessuno, però dipende che lavoro fai, anche lì, cioè dipende, è per come... il lavoro o perché è nero, perché anche qui no. È come la paura di farsi, di riempirsi di tatuaggi perché poi non viene assunto, dipende dal lavoro, cioè vai. È andato tutto a scatti, scusate, quindi pensavo non aveste finito. Qui credo, Andrea, che sia proprio una questione di perché ha una persona nera che indossa i costumi, porta avanti il retaggio, però in senso positivo, proprio della sua cultura. Perché, per esempio, se sulle persone nere, anche proprio dal punto di vista della percezione sociale, l'indossare un certo tipo di capigliatura, il portare un certo tipo di capigliatura è visto non troppo con positività, per le persone bianche invece, oppure per le persone che non sono nere, è quasi visto come un trend. Per esempio vediamo quello che è successo con le Kardashian, sono state incolpate di appropriazione culturale. E cosa hanno fatto? Perché non sono informato, cosa hanno fatto? Non ero informato. In breve. Per esempio, io non sto dicendo che questa cosa sia giusta o meno, perché ripeto che non ho le informazioni, quindi non mi sto pronunciando, ragazzi. Loro sono state incolpate di appropriazione culturale, perché molte volte, si facevano le treccine che poi hanno dei nomi specifici che ho paura di sbagliare, quindi mi dispiace per tutte le persone a cui mancherò di rispetto dicendo delle cose non complete, e soprattutto per aver magari introdotto la tendenza a livello estetico dei grandi glutei, no? Per cui prima tantissime persone nere erano prese in giro, una volta che loro le hanno rese popolari appunto c'è stata la... C'è stato il portare in auge questa cosa, ma prima era vista di non troppo bene, proprio perché apparteneva tipicamente alle persone nere, ed è una cosa ancora presente se pensiamo per esempio che una ragazza anche bianca sul posto di lavoro, se indossa le treccine, ripeto, non so se si chiamino esattamente così, non riceve particolari storie, mentre invece una persona nera sì, e ci sono tante testimonianze che lo dimostrano. Quindi, io spero che spero che nessuno le abbia accusate seriamente di appropriazione culturale per delle treccine, perché sarebbe il colmo del ridicolo. Ci mancherebbe altro che io non posso farmi le treccine perché la fa un'altra etnia, ma che siamo fuori di testa. Spero che ovviamente le accuse siano palesemente cadute sotto il peso del buon senso, anche perché ci mancherebbe altro che non posso farmi un taglio che è in moda da un'altra parte perché io sono bianco, ma dico, ma siamo fuori di testa. Poi a parte questo, vabbè, per il gluteo grande lì capita che quando una persona famosa faccia qualcosa e vada poi in auge. Mi devo farla pipì, sì, ragazzi. Diventa di tendenza. Arrivo subito. Che lo capita, cioè. E io invece volevo salutarvi. Invece, aspetta. No. Io in realtà prima volevo... Don Ambrogio, riesci a chiudere, sì, con un tuo discorso e tipo fare un'uscita un po' ad effetto con il tuo parere, poi esci.
Tipo, ma... un po' a, tipo un prime moment di FIFA. Cioè, ma su cosa? Non lo so. In generale, vabbè, ma... ha bisogno di una clip da mettere sulla tana del ferito. No. Vorrei un parere generale su, su tutto quello di cui abbiamo parlato. Allora, cioè, come dicevo prima, il principio è chiaro anche a tutti, non abbiamo bisogno di rimarcarlo. Dopo si tratta di avere prospettive diverse, che sono atteggiamenti che, concreti, che poi ci aiutano a vivere questo con realtà, con senso di realtà, in un mondo che è complesso. Il nostro mondo è complesso perché le persone non sempre sono in grado di vivere questa complessità, non sempre sono in grado di rispettare banalmente le persone, non sempre sono in grado di comprendere le dinamiche che ci sono in questo mondo, però non bisogna davvero avere chiaramente mancanza di rispetto, ma neanche estremismi dall'altra parte, nel senso di peggiorare ancora la situazione. Cioè io ho sempre questa paura che si vada sempre poi a continuare a concentrarsi su una cosa importante, chiaramente, ma davvero per poi peggiorarne la situazione. Cioè è morta, credo sia deceduta. No dai, poverina. No. Comunque, adesso... no, interessante anche quello che diceva lei, però ecco, non dobbiamo farlo diventare un peso che non dovrebbe avere, ecco. Forse effettivamente cominciando a parlare meno di queste cose, le persone cominceranno a normalizzare anche il rispetto per le persone, anche il rispetto di usare le parole giuste e di non crearsi più queste teghe mentali sul no, ma bisogna, non bisogna, ma qua, ma là. Ragazzi, cioè, cerchiamo di vivere con al meglio che possiamo la nostra vita, anche nel confronto con gli altri, in un mondo che è complesso, in un mondo che non è facile da sapere armonizzare. Detto questo, io voglio lasciarvi, comunque vi voglio bene. Grazie, buon abbraccio. Grazie a voi di avermi ospitato, grazie a Maria Sofia, grazie Andrea. In bocca al lupo per l'esame. Grazie mille, chissà che ci sia un altro. Facci sapere. Okay. Ciao. Grazie mille, ciao. Maria Sofia, non ti scusare, tutto a posto. No. Tutto a posto. Il discorso di commiato, perché... Doveva scappare. È lungo da riassumere. Comunque, per dire, secondo me, anche la storia dell'appropriazione culturale deve avere un certo limite, così come il politicamente corretto. Non ha alcun senso portare anche questo agli estremi. Anche perché, ragazzi, è inutile girarci intorno. Vogliamo che l'umanità sia una. Dobbiamo smetterla con questo, il taglio da nero, il taglio da bianco, il vestito da nero. No, basta. Non è possibile che le persone vogliono che tutte le culture si mischino, come probabilmente accade, ma vogliono anche continuare a tenere divise le cose. No, o si mischia le culture o si tengono divise. Non è possibile fare entrambe le cose. Per me, se io mi faccio le treccine e una persona mi dice hai fatto appropriazione culturale, io ti rispondo e sti cazzi, perché non è possibile che io mi devo anche sentir dire come cazzo mi devo fare i capelli. Ma non esiste, perché cioè, io per la mia libertà combatterò sempre fino all'ultimo. A lei, signorina. Allora, Andrea, grazie mille. Intanto però devo dire che noto un po' di dualità nei tuoi discorsi, perché sicuramente sono supportati da una certa logica, però hai prima fatto l'appunto ai politici che non hanno dei concetti da esprimere particolari, che riescono a guidare gli altri con emotività. Però anche nei tuoi discorsi c'è un trasporto non indifferente che è in grado un po' di magnificare il pubblico, di dare quella... È per questo che sarò presidente del Consiglio presto, lo so, quindi... Io presidentessa della Repubblica, un giorno, dai, allora, iniziamo. Al governo ci sto io però, tu puoi fare quello che vuoi. Vedremo. Comunque no, volevo dirti un po' questa cosa, perché secondo me anche a te piace un po' aizzare, non è un è una considerazione senza alcuna pretesa. Vabbè, in qualsiasi caso... Mi sono svuotato le palle. Niente. Ok. Non mi stavo esprimendo sulla questione... dell'appropriazione culturale, proprio perché non ne so abbastanza, quindi io non sto proprio dicendo cosa penso, non ne ho le competenze, proprio perché non parlo se non sono informata. Tuttavia io credo che il proprio culmine del discorso, che poi si collegava al fatto della N-word e della discriminazione, per dimostrarti, no, che in realtà in paesi come l'America c'è ancora tanto razzismo, che le persone nere, se indossano dei capi che non dovrebbero avere, come dici tu, lì forse sono d'accordo, una connotazione culturale, perché un'opera d'arte è un'opera d'arte, e un'opera d'arte può essere un vestito, può essere un'acconciatura, può essere qualsiasi cosa, non deve appartenere a nessuno, tra virgolette. Però se loro la indossano,
È vista in, in cattiva luce proprio perché c'è l'associazione a quella cosa è da persone nere. Quindi in realtà, ma dipende dal datore di lavoro, però dipende dal datore di lavoro alla fine, cioè non è una cosa che pensano tutti, dipende. Però Andrea, beh, aspetta, dipende da... Oddio, scusa, ti ho interrotto per caso? No, non l'hai interrotto. Dipende dal datore di lavoro, però è anche vero che il fatto che ci siano ancora persone che la pensano così, che rappresentano una maggioranza e che comunque attingono sempre a questo sistema di discriminazione, fa capire che il problema a monte. È un po' come dire, non tutti i datori di lavoro molestano le impiegate donne sul posto di lavoro, però ce ne sono, ed è un problema reale. Però, perdonami, tu non penserai mica veramente che un giorno il razzismo verrà eliminato per sempre, perché non succederà mai. Mai. No, assolutamente non, no. Purtroppo, ma non capiterà mai. Ci sarà sempre quella piccola sacca di rincoglioniti, Però Andrea, tu giustamente hai detto un giorno, tu ti aspetti che il razzismo sarà completamente eradicato. Ti dico di no perché sono una ragazza che crede nelle sue idee, ma non sono... diciamo, non mi butto in prospettive utopiche, voglio raggiungere dei risultati concreti, però al momento non si tratta di una piccola sacca, quindi non minimizzerei il problema così, cioè il problema è ancora tanto, come per le donne che vengono molestate sul posto di lavoro in America troviamo, e non so se è una cosa che accada solo in America, potrei parlare per disinformazione, in America ne sono certa, in Italia non ho abbastanza testimonianze, quindi non mi pronuncio, quindi ripeto, non vorrei che il mio discorso fosse un po' di lagging, però ce n'è ancora tanto. Ecco perché secondo me, scusate ragazzi, se mai vorrete invitarmi nuovamente. È partita, l'abbiamo persa di nuovo. Nel momento, tra l'altro, un momento perfect timing, sì, dovrei dire. Esatto, ha detto se mai mi vorrete invitare. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo, quest'amore so che sparirà, ora non mi muovo ma nemmeno stacco, canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare se...